Ciao, vediamo come ripetere in modo radiale una qualsiasi forma con Adobe Illustrator. Si tratta di una funzione molto interessante che ci permette di personalizzare qualunque tipo di movimento rotatorio sotto molti aspetti. La prima cosa da fare è creare una palette colore, quindi un insieme di riquadri, ognuno dei quali è associati ad un colore. Ognuno di questi colori ci servirà poi in seguito, perché lo associeremo alle varie forme ripetute all'interno della forma più grande. Andiamo a selezionare quindi lo strumento ellisse, andiamo quindi ad associare un colore, dopodiché con lo strumento ellisse andiamo a tracciare una figura verticale come questa. Con lo strumento selezione diretta o alt da tastiera andiamo a selezionare il punto di ancoraggio nella parte bassa, dopodiché da pannellino dinamico andiamo a convertire il punto selezionato in un punto angolare, abbiamo una sorta di marker, dopodiché lo selezioniamo, andiamo sul menu oggetto, ripeti, radiale. Ora Illustrator ci mette a disposizione diverse caratteristiche per questo strumento, è come avere una sorta di pannellino opzioni però direttamente sull'immagine. Partiamo per esempio da questo pulsantino che si trova sul lato destro e che ci permette di definire il numero di stanze, cioè il numero di forme che devono essere parte integrante della forma generale. Infatti io abbassando o alzando questo pulsantino decido il numero di stanze che devono formare e che quindi devono coincidere con le forme ripetute. Per esempio in questo momento ho 6 stanze, cioè 6 forme ripetute, alzando il pulsantino ho 11, 12, 13 stanze e così via, chiaramente a seconda di quelle che sono le mie esigenze. Possiamo lasciare al momento un valore per esempio di 10 o di 9, dopodiché ci spostiamo qui nella parte più centrale dove c'è questo tondino bianco e se vado ad abbassare o ad alzare questo tondino non farò altro che aumentare o diminuire la distanza tra le varie forme ripetute. Posso anche chiaramente ruotare e aumentare la distanza o ruotare e diminuire la distanza modificando l'orientamento chiaramente della forma generale. A questo punto apro il pannello livelli, vado a selezionare la prima figura di ripetizione radiale, la vado a trasportare su un livello vuoto in modo da separare la palette con gli altri livelli. Avrò quindi il livello 2, ripetizione radiale, lo seleziono, dopodiché con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND C lo vado a copiare, CTRL o COMMAND F lo vado a duplicare. Mi sposto sul pannello strumenti, vado a selezionare lo strumento ridimensiona, faccio doppio clic, si aprirà il pannellino opzioni della funzione ridimensiona, vado a definire un ridimensionamento del 40%, chiaramente flaggo la modalità anteprima in modo da vedere live il risultato finale, cliccherò su copia in modo da mantenere sia la forma radiale originale che la forma radiale ridimensionata. Anche qui posso andare a fare lo stesso discorso, essendo la funzione ripetizione radiale attiva avrò attivo ancora il numero di stanze possibili, così come la possibilità di andare a diminuire la distanza o aumentare la distanza. In questo momento questa forma è proporzionata rispetto al numero di forme radiali del contenitore più grande. Con la forma ridimensionata copiata, selezionata, andate ad aprire il relativo primo colore nella parte bassa del pannello livelli, si apre il selettore colore e qui andrò ad associare un altro colore che potrebbe essere, selezionando lo strumento contagocce, uno della palette che abbiamo precedentemente generato. Clicchiamo su ok. Qui andrò a fare lo stesso discorso con il livello della ripetizione radiale copiata e ridimensionata, torno ad aprire il pannello ridimensiona, anche qui vado ad associare lo stesso valore, un 40%, cliccherò su copia in modo da mantenere il livello originale e il secondo livello. Anche qui posso andare ad aumentare o diminuire il valore delle stanze e ad aumentare o diminuire la distanza tra le varie forme. Con questo livello ulteriormente copiato e selezionato vado ad aprire il pannellino del selettore colore, seleziono contagocce e vado ad associare un ulteriore colore che potrebbe essere questo ad esempio. Clicco su ok. Bene, ho ottenuto una prima forma generata dalla ripetizione radiale delle varie forme all'interno. Questa potrebbe essere lasciata così oppure potremmo fonderle tra di loro per ottenere un ulteriore risultato. Le vado quindi a selezionare tutte, vado sul menu oggetto, espandi in modo da tracciare sia l'oggetto che il riempimento che dovranno essere flaggate, cliccherò su ok. Ora chiaramente le ripetizioni non sono più editabili in modo radiale, che sono diventate dei tracciati. Andrò quindi sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione, selezionerò la modalità passaggi specificati e attribuirò un valore di 200. Cliccherò su ok, tornerò sul menu oggetto, di nuovo fusione, crea ed ecco qua, ho creato una fusione. Come possiamo vedere aprendo il menu livelli e la sottocartella dei vari gruppi presenti, posso andare a selezionare i singoli gruppi interni e ruotarli per ottenere un effetto come questo, quasi caleidoscopico, sfruttando molto la rotazione ed ecco qua. Questa potrebbe essere una prima ipotesi, chiaramente è solo un esempio perché una volta selezionata la forma generale sulla quale abbiamo applicato una fusione delle serie di forme e dei colori, posso andare a selezionare i singoli gruppi di forme e andare ulteriormente poi, aprendo la borsa colore, a cambiare di nuovo colore. Seleziono il gruppo, apro la tavolozza e associo un altro colore.
questo mi permette di ottenere risultati sempre diversi a seconda di quelle che sono le mie esigenze. Ma questo chiaramente è solo un esempio. Possiamo generare infinite soluzioni possibili, tutto partendo appunto dalla possibilità di ruotare in maniera radiale un oggetto attraverso appunto la funzione menu oggetto, ripeti, radiale. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto ma tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!